Benvenuto nel percorso formativo dedicato alla raccolta differenziata. Nelle nostre città, in accordo con i comuni, i servizi di pulizia e raccolta rifiuti sono effettuati dal gruppo ERA, con l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata, aumentando il riciclo di carta, plastica, vetro e organico e di contribuire al decoro dell'ambiente in cui viviamo. Per questo motivo ERA fornisce ai cittadini strumenti, risorse e competenze per promuovere comportamenti sempre più sostenibili. Iniziamo con la prima risorsa, il rifiutologo. Il gruppo ERA, nel corso degli anni, ha sviluppato un sistema per aiutare i cittadini a compiere le scelte giuste. Si tratta dello strumento Il Rifiutologo, disponibile sia in versione app che come sito web, realizzato da ERA per aiutare a fare una raccolta differenziata di qualità. Il sito si raggiunge all'indirizzo www.ilrifiutologo.it. L'app gratuita si scarica direttamente dagli store. Per utilizzare il rifiutologo è sufficiente indicare il comune, via e numero civico dell'abitazione o dell'attività. Si potranno così avere tutte le informazioni sui servizi ambientali disponibili in zona. Dove lo butto? La prima funzionalità risponde a questa domanda e mostra qual è la raccolta differenziata giusta per ogni tipo di rifiuto. Compilando manualmente i campi oppure inquadrando direttamente il codice a barre dell'oggetto, il rifiutologo ti dice come conferirlo correttamente. Inoltre, tramite l'app, puoi inviare a ERA una foto di rifiuti abbandonati. Ogni cittadino può anche segnalare cassonetti rotti o rifiuti abbandonati. Una volta condivisa la foto tramite l'app, si riceverà una notifica che garantisce la presa in carico del problema. Successivamente, gli operatori ambientali passeranno a risolvere il problema. Se non l'hai ancora fatto, scarica anche tu l'app Il Rifiutologo. Conosci le stazioni ecologiche? Le numerose stazioni ecologiche distribuite sul territorio sono strutture attrezzate per ricevere numerose tipologie di rifiuti che vengono portate direttamente dai cittadini. Fanno parte del sistema di gestione dei rifiuti del gruppo ERA e integrano le raccolte porta a porta e quelle fatte tramite i contenitori stradali e sono fra le opzioni ambientali più sostenibili. Come è possibile notare dalla mappa, le stazioni ecologiche sono numerose in tutto il territorio servito dal gruppo ERA. I rifiuti che non vanno bene nei contenitori stradali possono essere portati presso le stazioni ecologiche. Grazie alla geolocalizzazione, il rifiutologo mostra la stazione ecologica più vicina con informazioni sui rifiuti che si possono portare, gli orari, le modalità e gli sconti, se previsti dal comune. Questo non è l'unico servizio che il gruppo ERA mette a disposizione. Scopriamolo con il rifiutologo. Come avrai potuto notare, ci sono delle linee guida comuni che tutti possiamo seguire per una raccolta differenziata di qualità. Ma possono esserci anche casi particolari a seconda delle caratteristiche del territorio. Raccolte differenziate particolari. Permette di cercare il punto più vicino in cui portare rifiuti particolari come pannolini, oli alimentari, pile, RAE, farmaci e abiti usati, isole interrate e punti di distribuzione materiali. Consente di visualizzare sul proprio territorio i centri di raccolta temporanei, ecomobili o ecoself, le isole interrate, i punti di distribuzione di materiali. Inoltre è possibile scaricare direttamente dall'app materiali informativi come calendari porta a porta, dépliant, brochure. Come liberarsi di un materiale ingombrante? Prima chiedi agli enti no profit di Cambia il finale se sono interessati a ricevere quello che a te non serve più ma è ancora in buono stato. Per saperne di più, visita il sito www.gruppoera.it/cambiailfinale. In caso contrario, puoi portarlo direttamente alla stazione ecologica se vuoi avere lo sconto, oppure puoi prenotare il ritiro dell'ingombrante al servizio clienti ERA o direttamente dall'app Il Rifiutologo. In questo caso, ti sarà fissato un appuntamento automatico nella prima data utile del calendario entro la quale dovrai depositare il tuo rifiuto ingombrante in un punto accessibile. Così il camionera potrà ritirarlo.
Nel bidone della carta si butta tutto ciò che può essere rilavorato. In questa categoria rientrano carta, giornali, fogli, libri, cartone, scatole, scatoloni e cartoni per bevande, come latte e succhi di frutta. Cartoncino. Confezioni come quelle di riso, pasta, sale, il cartone della pizza. Non rientrano nella carta, ad esempio, i fazzolettini, gli scontrini, la carta da forno e la carta adesiva. Attenzione, i fazzolettini, gli scontrini, la carta da forno e la carta adesiva vanno nell'indifferenziato. Se hai qualche dubbio, puoi approfondire l'argomento sulla pagina www.comieco.org. Oppure pensa a Mario. La plastica non è biodegradabile, per questo è necessario trattarla correttamente. Nella raccolta della plastica si getta tutto ciò che è considerato imballaggio di plastica. Tra gli imballaggi rientrano, ad esempio, flaconi, dei detersivi, saponi, bottiglie di acqua minerale, bibite, buste e sacchetti per alimenti, pellicole protettive e pellicole, vaschette plastica, per esempio yogurt, vaschette di polistirolo come quelle del gelato, cassette di plastica, come i contenitori della frutta. Attenzione, gli imballaggi sono riciclabili, ma altri oggetti in plastica vanno nell'indifferenziata, come giocattoli, oggetti in gomma, CD, DVD, mascherine, guanti. Per le stoviglie monouso, ricordati di controllare la confezione e se sono plastiche compostabili, mettile nell'organico. Una buona regola è quella di svuotare gli imballaggi e, se possibile, schiacciarli per ridurli di volume prima di conferirli nella raccolta plastica. Per saperne di più, vai su www.corepla.it. E ricorda, se hai qualche dubbio, pensa a Mario. Per fruire dei video su Mario, vai su YouTube e digita Pensa a Mario. Il riciclo del vetro sembra molto più semplice, ma richiede molta attenzione per capire cosa è vetro e cosa non lo è. Per un riciclo di qualità vanno benissimo le bottiglie e i vasetti di vetro. Ma attenzione, sono molto dannosi i materiali diversi dal vetro come il cristallo, la ceramica, la porcellana, la vetroceramica e le pirofile e gli specchi. Ci sono alcuni territori in cui lattine e barattoli sono raccolti assieme al vetro, in altri invece assieme alla plastica. Ciò dipende dagli impianti in cui questi dovranno essere trattati nel territorio. È importante quindi seguire le corrette indicazioni del rifiutologo per rispettare le regole previste in ogni comune. Oppure visita il sito coreve.it nella sezione Come fare la raccolta differenziata. Se hai qualche dubbio, c'è Mario! Nell'organico rientrano scarti di cucina, compresi piccoli ossi, gusci, verdure, eccetera, filtri di tè, fondi di caffè, carta assorbente da cucina usata per alimenti, fiori e piante recise, bicchieri compostabili solo se l'etichetta riporta il codice N13432 oppure N14995. Non rientra nell'organico tutto quello che non è rifiuto organico, come mozziconi di sigarette, le lettiere per gatti, rifiuti organici inquinati, segatura sporca, pannolini, assorbenti. La frazione più consistente della raccolta differenziata domestica è l'organico. Il recupero della frazione organica inizia nella cucina di casa, quando, separando gli scarti umidi dagli altri materiali, facciamo la raccolta differenziata. I nostri rifiuti organici arrivano poi direttamente all'impianto di compostaggio. La sua raccolta consente, in impianti integrati come quello di Erambiente a Sant'Agata Bolognese, il recupero della materia ed è fondamentale per restituire fertilità al suolo e la produzione di energia. Questa sì che è economia circolare. Hai ancora dubbi? Pensa a Mario! Durante la vita di tutti i giorni, puoi aiutarti anche con la skill del rifiutologo integrata con Alexa, l'attivazione vocale di Amazon. Alexa, apri il rifiutologo. Oppure, ad esempio, Alexa, dove lo butto?
Alexa ti può aiutare a sapere qual è il contenitore corretto per ogni rifiuto. Grazie a questa skill, una delle azioni che ripeti più di frequente dentro casa o a lavoro può diventare ancora più rapida, intuitiva, comoda e sempre disponibile. Oppure, se sei servito dalla raccolta porta a porta, potrai farti aiutare da Alexa ad esporre il rifiuto corretto nel giorno corretto. Per ricevere informazioni relative ad un rifiuto specifico, puoi usare frasi come queste. Alexa, chiedi al rifiutologo quando passa la carta. Se vuoi anche fare segnalazioni ambientali su rifiuti abbandonati o contenitori stradali danneggiati, puoi farlo scaricando l'app del rifiutologo e Alexa, la skill di Amazon. Per saperne di più, vai su www.irrifiutologo.it. In questo modulo hai approfondito e ripassato i principi base della raccolta differenziata, il riciclo della carta, la differenziata della plastica, la differenziata del vetro, la differenziata dell'organico. Ricorda, le raccolte differenziate particolari includono materiali come oli alimentari, farmaci. Le stazioni ecologiche sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui possono essere raccolte diverse tipologie di rifiuti. Ora hai le informazioni necessarie per conoscere i servizi ambientali che ERA mette a disposizione nel tuo comune. E soprattutto, hai conosciuto un nuovo strumento, il rifiutologo, assistente a tutti i servizi ambientali del tuo territorio, per indirizzo di residenza. Ancora dubbi? Pensa a Mario!